Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro il contenuto del calendario dell'avvento di Balea, ma prima, se vi siete persi il calendario dell'avvento di Alverde, che conteneva tutte queste belle cosine, vi lascio il link di quel video tra le schede e giù nell'info box. Ma adesso passiamo a lui, che è bellissimo. Allora, iniziamo. Vi apro la prima casellina qui con voi, così poi me lo metto tra le gambe perché la cervicale qua non mi permette di stare in questa posizione. Allora, nella casellina numero 1 abbiamo, poi ovviamente in fondo al video vi faccio vedere da vicino tutti i prodotti, abbiamo un, che cos'è? Un peeling doccia, uno scrub doccia, aspettate. Allora, questo qua è uno scrub doccia esfoliante con sale marino, molto bello. Poi la casellina numero 2 l'avevo già aperta perché pensavo che stesse registrando la telecamera, invece no. Comunque, eccolo qua, ed è un bagno schiuma al profumo di cacao vegan. Anche qua le etichette sono tutte pensate per il calendario dell'avvento, e sono veramente molto molto belle. Poi al numero 3, carino questo, è un tubicino di shampoo. Eccolo qua, vediamo un po' che c'è scritto. Shampoo per capelli stressati e cute secca. Ma che carino. Viene un profumo da qua, che non so che cos'è. Ah, e poi in ogni casellina, aspettate, cerco di farvelo vedere. In ogni cartoncino c'è poi una frase. Segui il tuo cuore, eccetera. Io poi l'inglese non lo so, fino a segui il tuo cuore ci arrivo, dopo il vuoto cosmico. Allora, casellina numero 4, maschera per capelli al profumo di vaniglia per capelli stressati e cute secca. Carina. 5, qui ci sono tante caselline piccoline, vedo, proprio piccole piccole tipo così, chissà cosa c'è dentro. Allora, 5 abbiamo, penso siano dei sali da bagno, infatti, sali da bagno con sale marino ed olio di cocco. Perché hanno messo un sacco di profumazioni strane, anche nell'altro calendario, in quello di Alverde, cocco, aloe, invece magari avrei preferito qualcosa di un po' più natalizio, però va bene, sono contentissima lo stesso. Allora, numero 6 è una di quelle caselline piccole, aspettate che non riesco a toglierlo. Allora, no, non mi torna. Il numero 6, qui c'è scritto che è un gel doccia al profumo di more di rovo. Non credo proprio che sia questo. Non può essere un gel doccia questo, dai, è una cavolo di rosa. Questa è una rosa, ma di plastica, che è? Profuma, ma non può essere un gel doccia, dai. Non sa di more, sa di rosa. Hanno sbagliato, secondo me, con l'etichetta. Allora, numero 7. Comunque, vabbè, carino, non so cosa ci farò, però... Boh. Allora, numero 7. Abbiamo un burro corpo. Eccolo qua. Speriamo che questo invece sia giusto. Burro corpo al profumo di vaniglia e mandorla, ecco, questo è giusto. Numero 8, un'altra cosa piccina picciò, vediamo un po' che c'è qui dentro. Carino, aspettate che per toglierli da qui dentro, eccola qua, è una crema notte forse. Eccola qua, è una crema notte il Q10. Allora, io quella giorno mi è piaciuta tantissimo, ma proprio tanto. Ho preso anche la confezione, la full size della crema giorno al Q10, e niente, proverò la crema notte. Tra l'altro, queste mini taglie fatte così, ora questo è il pack natalizio, però queste mini taglie sono vendute nei DM. Allora, numero 9, eccolo.
Ah, vedete, allora, secondo me hanno fatto un cambio. Questo è il gel doccia al profumo di more di rovo, mentre la rosellina che ho preso prima è un sapone. Poi, numero 10, allora, eccolo qua. Dovrebbe essere una crema mani, vediamo un po' se è una crema mani. Balsamo mani e unghie. Ma guardate, sono veramente carine queste mini taglie con questi pack natalizi, anche se siamo a ottobre. Numero 11, abbiamo un 2 in 1. Tirare fuori i prodotti da qui è la roba? Ok. Allora, gel detergente viso e struccante occhi, 2 in 1. Carino. Comunque la maggior parte dei prodotti, vedo leggendo qua, che sono prodotti in Svizzera oppure in Francia. Allora, numero 12. Eccolo qua. Numero 12, balsamo capelli con pantenolo. Bellino. Poi, numero 13. 13, dov'è? Questo secondo me è un balsamo là, è fatto, secondo me ci sta un burro cacao. No, è una crema contorno occhi idratante. Carino anche questo, 10 ml. Il contorno occhi c'era anche nel calendario dell'avvento di Alverde. Numero 14, vediamo, ma è difficile trovarli qui. Ah, ecco, questo è un po' grande. Lozione corpo. Al profumo di vaniglia e caramelle. No, fa un profumo da qua buonissimo, dolce ovviamente. 15. Il numero 15 è un burro piedi al profumo di aghi di abete e mandarino. Combinazione strana. 16. Ah, eccolo. Che carina. Aspettate, la tolgo da qua. Però poi se la apro è aperta, devo usarla. No, non la apro. Allora, è questa che è una saponetta, penso proprio, che sia a forma di stellina. Sapone mani a forma di stella, sì. Questo è prodotto in Polonia. Tra l'altro ha anche una buonissima profumazione. Poi, 17. Latte capelli al profumo di cannella e mandorla. Io odio la cannella, quindi mi sa che questo lo regalo. 18. Crema giorno con acido ialuronico e con protezione solare 15. FPS 15, carina. Che numero eravamo? 19? Ragazzi, ho un mal di testa, mi fa malissimo la cervicale, voi non avete idea. Allora, 19, vediamo un po'. Scrub esfoliante piedi al profumo di mandarino e aghi di abete. Numero 20. Maschera viso idratante. Anche questo devo dire che è molto... vario, ci sono prodotti un po' per tutto, viso, corpo, capelli, piedi, mani, quindi per adesso mi sta piacendo, ormai siamo praticamente alla fine. Che numero siamo? Non me lo ricordo più. Che numero ho aperto? Boh, 21? Sì, 21. Oh, che bello! Abbiamo il balsamo labbra al 21, però non c'è scritto la profumazione, c'è scritto solo balsamo labbra, ma che carino, che carino! Poi, 22, doccia crema al profumo di biscotti al cioccolato. 23 è un'altra saponetta, però a forma di abete. Bellissimo. E siamo arrivati all'ultima casellina, che è la 24, e che io purtroppo mi sono spoilerata per sbaglio. È una casellina gigante, ve la faccio vedere. È questa, spero riusciate a vederla, comunque questa qua, andiamola ad aprire. Anche se devo dire una cosa, questi calendari dell'avvento,
sia quello di Balea che quello di Alverde, sono dei bei calendari, costano anche poco, però io l'ultima casella metterei un qualcosa o proprio un prodotto che non esiste, che è creato particolare per appunto il calendario, altrimenti io metterei una full size, cioè un qualcosa di più sostanzioso. Però in ogni caso a me questo... Sì, Olivia. Ora butta giù tutto. Ok. In ogni caso questo a me piace molto, è una fascettina da mettere in testa quando facciamo la skincare con le corna della renna. Aspetta, me la metto. Ah, ora sì che sono presentabile in pigiama con le corna. Dai, però è carina, molto bella, morbidissima. Olivia, ti piaccio? Ti piaccio? Sì. Allora, niente, fatemi sapere se questo calendario dell'avvento vi è piaciuto. Ah, a me sì. E fatemi sapere se quale calendario prendete quest'anno, se prendete qualche calendario, qual è il vostro prodotto preferito di questo calendario, quale invece no. E niente, io vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Non so se ci saranno altri calendari dell'avvento, del DM oppure no. Sicuramente da qua a Natale ci sarà un giveaway. Stavo pensando di metterci solamente cose del DM, appunto per accontentare magari qualcuno che non ha il DM vicino. E niente, quindi iscrivetevi così non perdete nessun video, lasciate un like, un commento, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!